Eu sou a Pônia Arezeniz do blog Sabor Divino e hoje eu me encontro aqui na vinícola Barone Ricasso, no coração de Chianti. A gente já esteve aqui nessa primavera, a gente fez uma primeira visita, a gente registrou um vídeo e eles nos convidaram para retornar. Agora a gente está no outono para poder fazer uma entrevista com o agrônomo da vinícola e também participar junto com ele da degustação dos vinhos mais importantes, aqueles que são feitos de determinados cruzes. Então você não pode perder esse vídeo que ele está muito interessante. Bem, a gente está aqui então na vinícola Barone Ricasso, a gente foi convidado para poder estar fazendo uma entrevista com o agrônomo, que é o Massimiliano Biadi. E a gente vai estar falando então sobre a importância do terroir, dos terrenos, a gente vai estar falando também sobre clones e o Massimiliano vai estar ajudando a gente a entender esse mundo maravilhoso dos vinhos. Sì, io sono agronomo della Barone Ricasoli da ormai 20 anni. Poco tempo, no? Poco tempo. No, e in questi 20 anni ho effettivamente reimpiantato tutti i vini. Quindi un bel lavoro, stai in contatto con la natura. Il lavoro è bellissimo, sì, è quello che volevo fare, quindi sono fortunato in un'azienda prestigiosa e in un'azienda che ha una vocazione alla qualità pazzesca. Sì, sì. Dunque, sentiamo tutti i vini dell'azienda, una cosa veramente che fa impazzire. Ci fa piacere e noi lavoriamo per quello e lavoriamo soprattutto per fare vini di territorio, vini che esprimano una personalità che questo territorio ha. Se pensiamo alla storia di questa azienda che produce vino dal 1500, di storia ne è passata tanta, vini prestigiosi, vini molto opulenti, molto importanti, perché siamo in una zona molto vocata, come dicevo, a livello di suoli, altitudini ed esposizioni. Quindi era normale per noi affrontare il discorso della zonazione. Sì. E dopo il, quindi durante tanto il lavoro, sulla qualità e quindi la ricerca che aiuta tanto a capire, sì, no? Sì. Questo terreno. A capire, a fare, ad esprimere, a, diciamo, ad esaltare la qualità dei nostri vini, ma anche nella gestione poi dei suoli e dei vigneti. Perché l'azienda si sta spostando sempre di più verso una viticoltura sostenibile, non siamo un'azienda organica o biologica. Questo è importante perché stiamo sempre pensando alla natura. Giusto, e visto che questo è un posto bellissimo, lo vogliamo rispettare e lo vogliamo valorizzare. Praticamente quello che sono tutti i vigneti aziendali e abbiamo sondato, abbiamo analizzato i suoli dei diversi vigneti che abbiamo. In azienda, sai che abbiamo circa 230 ettari di vigneto su un areale di 1200 ettari di proprietà, quindi una superficie molto ampia. Quindi lo studio ci ha permesso di ovviamente conoscere la composizione chimico-fisica di ogni appezzamento, ma soprattutto l'origine geologica, e siamo riusciti a individuare circa 19 tipi di suoli diversi all'interno dell'azienda. Quindi i tre anni successivi abbiamo approfondito il discorso e siamo andati a selezionare 5 macro aree, quelle che vivono nei cilindri, macro aree perché sono delle superfici abbastanza importanti, quindi che danno anche un motivo e una giustificazione a produrre un vino proveniente da un singolo suolo. I 5 suoli che abbiamo, che sono il primo che viene, sono le arenarie, il bacino del Chianti, sono dei suoli sabbiosi ma compattati, quindi sono delle sabbie compattate nel tempo dalla pressione dei mari, dagli oceani, si parla di milioni di anni fa, quindi privi di argille, privi anche di calcare, sono suoli molto minerali, okay? E sono quelli che vedi rappresentati in colore marroncino, ok? Quindi tutta questa zona è composta da un macigno del Chianti che poi noi identifichiamo anche come la spina dorsale del Chianti. All'interno delle arenarie, di questo macigno, troviamo
quello che volgarmente chiamato in Toscana galestro. Il galestro non sono altro che delle argille compattate, sempre dalla pressione degli oceani. Quindi questo terreno è più argilloso, mentre quello è un po' più minerale. Esatto, qui invece c'è l'argilla, qui sono banchi di argilla dei fondali degli oceani di milioni di anni fa. E sono come vedi proprio all'interno della stessa zona di geologica, quindi hanno la stessa origine geologica delle arenali, ok? Questi sono il galestro, sono argille che sono state pressate dagli oceani in passato, ora non vi riuscirà sicuramente, ma è una roccia abbastanza friabile. Quindi è un suono, anche questo molto particolare, che stiamo studiando soprattutto quest'anno, con la vendemmia 2016, perché abbiamo delle vigne un po' giovani, quindi non avevamo tempo prima di studiarle, ed è interessante perché è un terreno scuro, molto povero in sostanza organica, ma con una buona capacità di trattenere l'umidità, perché comunque sono argille. Quindi anche per l'idrificità è eccellente per la... Benissimo, per è una pianta che la pianta non va mai stress, ti dico, ok? Lasciando la zona di galestri, andiamo nel cuore dell'azienda e dove troviamo il calcare e il marne. Questi sono suoli completamente diversi, qui cambiamo completamente aspetto, perché... La cosa interessante è che sono vicini, ma che sono suoli diversi, esatto. Quindi portano caratteristiche diverse al vino, caratteristiche, no? Diverse, ora poi parliamo anche di quello. Sì. Ti faccio una descrizione dei suoli veloce. Il calcare invece sono suoli, lo dice la parola stessa, ricchi in calcare, in carbonato di calcio, quindi la classica roccia, presenza anche di cristalli di quarzo, quindi il calcare. E all'interno di questi suoli però iniziamo a ritrovare argille e una bassissima percentuale di sostanza organica, come poi la caratteristica di quasi tutti i nostri suoli. Suolo molto importante anche a livello di superficie. Scendendo, quindi partiamo da 500 metri di altitudine, che è il castello che è qua, scendendo stiamo andando intorno a 400 metri, qui siamo intorno ai 350 metri e siamo nella zona centrale dell'azienda mediana, che è la zona dei depositi marini. Quindi qui, questi sono suoli, come puoi vedere si vedono anche un po' i sassi tondi di spiaggia e troviamo all'interno anche delle conchiglie. Questo è un suolo molto particolare, perché è un suolo giovane, è il suolo dove il mare si è ritirato per ultimo, infatti è una zona anche un po' più pianeggiante, per modo di dire, rispetto alle altre zone dell'azienda. E questi sono suoli dove troviamo argilla, ma troviamo anche sardi fini, del limo, quindi parti del suolo molto fini, e questa tipica roccia, volevo prendere una tonda, che è classica del mare, se va nelle spiagge trovi queste rocce qui. Okay. Ultimo suolo, ma non per ordine, solo per ordine, ma non per caratteristiche. Importanza, grazie. E questo suolo. Questo suolo si trova qua, nella parte più a sud della proprietà, in una versante di una vallata molto profonda, all'interno del quale scorre un fiume che è chiamato Arghe, è un deposito fluviale, quindi il deposito di un fiume antichissimo, perché anche qui ritroviamo le ciotole di spiaggia di fiume, quindi un altro suolo molto particolare, ricco anche questo di argille, ci sono delle sabbie, ma molto con una soluzione del terreno molto ricca in minerali. Quindi il vino arzangiolese, che proviene da un suolo come nelle arenarie, è un vino molto particolare, perché lo stiamo ancora osservando, lo stiamo ancora studiando, non siamo ancora convinti che possa essere una buonissima espressione di Sangiovese, però lo è, e quindi è un vino che ha una colorazione non molto intensa e anche i valori analitici sono un po' strani, quindi a livello di acidità, quindi diciamo che per ora questo vino è una zona in sotto osservazione. Sperimentazione, ancora, grazie. Come pure il galestro, come ti dicevo, perché sono vigne giovani, quindi non abbiamo ma ancora... Ma già produciamo qualche vino? Sì. Allora, sì, produciamo un vero di conseguenza vino, ma che non vanno a fare un vino, un gruppo di singola vigna. Va in blend con le altre sì, ho capito, quindi si trova in blend. Come pure il galestro, che è sotto osservazione, sotto sperimentazione. Su questi abbiamo già dei dati molto ben definiti. Il calcare è il classico suolo, è il suolo che utilizziamo per produrre il colle di latte, nel senso la vigna del colle di latte giace su un suolo ricco di calcare. Quindi questo che stiamo vedendo qui proviene dal colle di latte. Sì, questo è proprio il suolo del colle di latte, che è il nostro fantastico, esatto. Che mi piace tantissimo. Bene, cioè,
un alto livello di qualità. Molto alto, infatti tutto questo progetto che ti sto presentando sta portando a questa mentalità, a produrre vini di vigneto, quindi cru, singola vigna. E il primo esempio ce l'abbiamo proprio in grado, perché lo sta dicendo te, mi fa piacere. Sì. Anche le guide. Ci abbiamo assaggiato, esatto. Pure, quindi ci è piaciuto. È un grande vino, sì, sì. Un vino di struttura potente, ma nello stesso momento molto elegante, quindi un colore molto intenso per essere un sangiovese. Ma le divise 100% sangiovese? 100% sangiovese, siamo su intorno a 5.000 bottiglie dell'etero, più o meno. I suoli invece di depositi marini è un'altra cosa molto interessante, perché è completamente l'opposto, diciamo, del calcare. Qui produciamo vini più freschi, molto profumati, molto briosi, diciamo, per intendere che è un vino fruttato, freschezza. Qui per ora non siamo ancora usciti, ma usciremo, spero, a breve. E infatti è una sperimentazione. Diciamo che siamo in affinamento, il vino è abbastanza definito ormai, sì, sì, quindi sì. Usciremo appena l'annata sarà l'annata giusta. Per poter mettere in commercio. Esatto. E l'ultimo suolo invece è un suolo molto, molto interessante, perché qui ritorniamo ad avere la potenza, la struttura del sangiovese, una buona intensità colorante e una grandissima mineralità. Qui ci trovo molta eleganza, qui ci trovo ancora forse un po' più di potenza, di struttura. Quindi, a conclusione, per dirti che nel discorso nello studio della zonazione, il vino che sicuramente è importante per noi in questo momento è il Colle di Là, ma in futuro ci piacerebbe uscire con 4, questo però è il mio sogno, 4 addirittura 5 di singola vigna. Se parliamo un po' di Casalferro. Casalferro. Abbiamo presentato il cru. Okay. Il cru che è qua, prendo la cannetta famosa. Il Casalferro è questo cru, è un appezzamento di vigna di Merlot, sì, a circa 490 metri di altitudine, esposto completamente a sud, ed è, come vedi, a confine fra l'Alberese e l'Arenaria. Quindi è esattamente in mezzo. Quindi esprime il Merlot di una forma con le sue proprie caratteristiche del terroir. Sì, ed è un Merlot che a noi colpì molto quando facevamo queste ricerche, perché è un Merlot, come piace dire anche a Francesco Di Caso, il nostro presidente, che è un Merlot chiantizzato, inteso come un Merlot che ha preso le caratteristiche del Chianti. E perde questa tipicità del vitigno e invece acquisisce un po' del terroir, eppure un altro vino che a noi piace tantissimo. Sì, è un grande. Un'altra cosa che ho sentito pure in una degustazione stream è la questione dei colori che sono, sì, scoperti in questa regione. Non so se è come se fosse una marca registrata, sì, si sì, può chiamare così. Sì, diciamo che sono cloni registrati in un catalogo. Sono quelli sangiovesi. Sì. Anche questa è un'altra storia molto bella, perché decidemmo in quel periodo di prendere il materiale e metterlo sotto osservazione, perché spesso un aspetto visivo della pianta può essere dovuto a una malattia, soprattutto virus. Avevamo selezionato circa 50 biotipi, così si chiamano, quando non sono selezionati, quando non è selezione clonale, li abbiamo fatti osservare, li abbiamo fatti analizzare dal centro specializzato e per vedere se c'era presenza di virosi. In realtà la maggior parte erano virosati. Però di questi 50 biotipi, 12 erano esenti da virosi pericolose, diciamo, che potevano portare alla morte della pianta. Quindi questi 12 biotipi li abbiamo innestati, fatti innestare, quindi abbiamo preso le marze, sai, il traccio. La gente l'abbiamo fatta innestare su un porta innesta americano, abbiamo piantato questo materiale in un vigneto vicino al castello, siamo andati a studiare l'effetto sul vino. Quindi abbiamo fatto per 4 anni delle microvinificazioni e è venuto fuori che 2 di questi 12 biotipi erano molto interessanti. Grappolo piccolo, abbastanza aperto, buccia spessa, che è molto importante nel sangiovese per il colore, sai, polifenole, bravissima, e anche la resistenza alle malattie. Sì, sì. E quindi 2 ci hanno colpito in particolar modo, quindi abbiamo chiesto per inserirlo nel catalogo nazionale delle viti da vino. E così è successo, quindi oggi noi abbiamo 2 cloni certificati che sono stati chiamati CRA
1941. BR, la BR 1941, tu sai che l'anno di arrivo del Brasile Brodio. E CRA 1872. Ho studiato. Quando vieni la ricetta del pianto. Bravissimo. E, per i baroni in quel periodo pettinori i cazzoli. Bravissimo, esatto. Ma la cosa interessante, ti volevo dire, perché tante aziende fanno questa selezione clonale, ci sono tantissimi esempi anche importanti, ma per noi ha una valenza maggiore, perché abbiamo scoperto, parlando con i vecchi operai, che quella vigna da cui abbiamo preso il materiale fu piantata, furono innestate le marze sul piede americano, quindi loro negli anni 40, 50, quando piantavano quella vigna, non erano scemi, nel senso sapevano cosa andare a prendere, prendevano il materiale dalle vigne più belle, più sane, che sapevano, che segnavano, loro segnavano le canne. E questo è successo per secoli, perché mai Brolio andava in un vivaio a comprare le barbatelle come facciamo oggi. Sai che sono venuti veramente di qua, di questo territorio. Esatto, sono qui, sono autoctone 100%. Autoctone 100%. Questo è fenomeno per 4-5 secoli, se pensi alla storia di questa azienda. Penso che non c'era nemmeno in Brasile ancora. Non c'era, ma non c'era, non era scoperto. Ancora non l'hanno scoperto, c'erano lì, quelli indigeni pure, autoctoni là. No, quindi era una valenza per noi storica, ci piace dire che abbiamo salvato il DNA di questa azienda, no? Io non riparti. Sì, no, non è meraviglioso. Ora assaggiamo i vini, sì. Che vengono del territorio, dei terreni, esatto. Possiamo comprovare una volta in più la qualità dei vini di Barone di Franzoli. Bene, raccomandati pure. Partiamo con il nostro bianco, sai, questa è una terra da vini rossi, però riusciamo a fare anche dei vini bianchi molto interessanti. E quindi il Torricella, in questo caso annata 2015, l'ultimo imbottigliato. Torricella è un blend di Chardonnay e Sauvignon Blanc. E lo Chardonnay è coltivato nell'areale delle Arenarie, che è il primo terreno che abbiamo visto, il primo suolo, a 500 metri di altitudine, la zona un po' più alta, e dove lo Chardonnay esprime la sua fragranza, ma anche un pochino la sua potenza. Insieme facciamo un blend con Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc invece lo coltiviamo nella parte più bassa, quindi nella zona fresca. Volutamente abbiamo voluto combinare la struttura dello Chardonnay alla freschezza e all'acidità del Sauvignon Blanc. Lo Chardonnay fa un affinamento in legno intorno di secondo passaggio, quindi botti da 500 litri, dalla fine fermentazione, quindi noi raccogliamo lo Chardonnay abbastanza presto, fine agosto, fine di settembre, quindi noi siamo a legno dopo il 20 di settembre e ce lo teniamo fino quasi all'imbottigliamento, mentre il Sauvignon Blanc lo fa solo acciaio. Ma quanto tempo più o meno di legno? Otto mesi. 8-9 mesi. Sì, sì. Dopo comunque, si fa il blend. Poi si fa il blend, lo facciamo un pochino diciamo amalgamare, e poi viene imbottigliato. Quindi, prego. Quindi la potenza. Senti già l'intenso, la struttura. Sì. Poi sai, essendo questo imbottigliato da poco tempo, è un vino che ha ancora bisogno di fare affinamento in bottiglia, e una delle caratteristiche importanti del nostro Torricella, del nostro bianco, che è la capacità di invecchiare. È un vino fresco. Sì, la freschezza del Sauvignon Blanc, come ti dicevo, quindi l'acidità del Sauvignon Blanc e nello stesso tempo però una buona struttura dello Chardonnay. Frutti tropicali, perché viene dal Brasile, dovresti riconoscere. Sì, mango, ananas. Cosa di più? Ananas, vero? Sì. Bello. Quindi un bel vino bianco. Un bel vino bianco. Una terra di rossi. In una terra di rossi, esatto. È una cosa un po' anomala. Però vedi, se le cose vengono fatte bene, sì. Se vengono scelti i vitigni giusti, si possono produrre dei vini bianchi importanti anche da noi.
E in Brasile, dico sempre questo ai fan dei blog, dei YouTube, che è un paese tropicale, di clima caldo, quindi un vino bianco, una freschezza, no? Quindi si abbina tantissimo, non solo il rosso, perché pure mi piace il rosso, certo. Ma per noi è importante conoscere i vini bianchi. Sì. Perché tu devi sapere, se non sai, che in Brasile bevono tantissimo vino rosso, il vino bianco è quasi sconosciuto, anzi è qualche cosa da evitare. E questo però va in contrasto, come dice lei, con il fatto che essendo un posto a clima caldo dovrebbe essere il contrario. Pure i pesci, che abbiamo dato i pesci, no? Mai. Però voi avete l'asado, fate tanta carne, eh? Sì. No, più asado. Sì, pure il sud, churrasco in realtà, no? Sì, abbiamo bel carne, sì, ma pure tanti pesci, certo. Sempre puntano sui rossi, mi piacciono i rossi, certo, tanto, certo. Ma deve pure conoscere di altre cose, no? Quindi questo è un po' il mio sogno, portare pure i brasili bianchi, rosati, spumanti, che pure si abbinano con il paese. Questo tra l'altro è un vino che è un bianco, ma senti che ha una bella struttura, cioè, non è un bianco friulano, è un bianco delle spiagge, che sta lì, esatto. Per mangiare, no? Sì, è un vino da pasto, e non è necessario abbinarlo sempre al pesce, questo è un vino che va benissimo anche con dei piatti di carne, ovviamente leggeri, ma perché no? Partiamo con i nostri rossi, di cui abbiamo parlato fino ad ora. Quindi ti sto proponendo il Colle di Là 2013, questo è un Chianti classico, gran selezione, come sai questa nuova denominazione, nuovo livello di qualità, classificazione bravissima, che dopo ha di riserva, quindi ha una selezione. Nella piramide, la punta di diamante, diciamo, del Chianti classico è la gran selezione. Per noi ha una valenza in più farlo gran selezione, perché è veramente, come ti ho detto prima, vino proveniente da una singola vigna, quindi più selezione di così. Ma io ce ne sono innamorata del colore. Quindi questo è uno Sangiovese in purezza, è una scelta meticolosa delle uve in vigna, con queste rese molto basse che ti dicevo. La vinificazione, la raccolta è fatta ovviamente esclusivamente a mano. Raccogliamo le uve in piccoli contenitori da 2 quintali e mezzo, da 250 kg, e lavoriamo le uve per gravità, quindi non usiamo mai pompe, ma facciamo la diraspatura nella parte sopra della cantina, e poi i chicchi, gli acini, cadono per caduta nelle vasche. La fermentazione dipende dall'annata, dal grado zuccherino, ma che di solito dura 7-8 giorni, più un periodo di macerazione sulle bucce. La fermentazione è fatta su vasche troncoconiche a cielo aperto, quindi non chiudiamo mai la vasca, e pressiamo il cappello dall'alto con dei pistoni. E questo permette di avere una buona estrazione di colore e nello stesso tempo un'ossigenazione, quindi una buona attività da parte dei lieviti durante la fermentazione, e l'ossigeno poi è utile anche per la fissazione del colore. Che è mantenuto da temperatura costante? Sì, temperatura, esatto, temperatura noi fermentiamo intorno a 27 gradi, 27, colore, come dicevi tu, bello, sì, però vedi il colore brillante, importante, però non è intenso. Sì, sì, non quindi, è intenso, San Giovese. Sì, ma c'è qualcosa che affascina questo colore. Dopo la fermentazione facciamo un affinamento in legno e in tonneau di secondo passaggio, per circa 18 mesi, con 2-3 travasi fatti durante il periodo di affinamento, e basta. Sta la ciliegia, lo sento. Ciliegia pazienza, sento spirito, però anche sento un pochino i terziari, no? Dell'affinamento, leggera vaniglia che non è poi così eccessiva. Sì. Questa eleganza, questo tannino splendido che avvolge la bocca, caldo. Nobile, caldo. Lungo. Ma sì, sì. Non si sente per niente la stringenza del tannino, sono veramente nobili. Sì. Li avvolge tutto il palato, no? È vero. Questa è la qualità. È la qualità, e sottolineiamo anche davvero l'espressione di un terroir molto particolare. La gradazione alcolica. Ah, 14 gradi. Ma non si sente. Sì. Non si sente per niente. No, infatti l'alcol non Si sente l'alcol. Per me questo, io dico sempre alle persone,
quando non si sente l'alcol già è un segno di qualità del vino, sì, no? Sì, sì, vuol dire che c'è tutto, non c'è solo alcol. Sì, è sbilanciato. Non è sbilanciato. C'è tutta un'armonia, sì, sì, con l'olio di palato, è veramente un bel vino. Qui hanno messo, abbiamo Casalferro, ma io ti farei assaggiare fino al Castello. Bene. Va bene? Rompiamo un po' di vino. Lasciamo Merlo alla fine. Esatto. Castello di Broglio, 2013. Gran selezione. Gran selezione anche lui. Quindi a valorizzare ancora il lavoro di selezione che facciamo in azienda. Anche questa è un'etichetta molto importante. Nata nel 1997, quando andavano di moda i Super Tuscan. Quindi sì, nella sì, maggior parte delle aziende toscane, soprattutto chiantigiane, il primo vino non era tanto un Chianti classico, ma un Super Tuscan. Quindi poteva essere anche un Sangiovese in purezza, perché no? Ma spesso in blend con altri vini. Francesco Di Casoli decise che il primo vino aziendale non doveva essere un Super Tuscan, ma doveva essere un Chianti classico e doveva essere il Castello di Broglio. E quindi nacque, mi ricordo in quell'anno, come Sangiovese in purezza, e poi negli anni successivi c'è stato sempre aggiunto una piccola percentuale di Cabernet Sauvignon, e nel 2013 abbiamo fatto una piccola aggiunta anche di Petit Verdot. Quindi anche per dimostrare la capacità di alcuni vitigni internazionali di adattarsi così bene al nostro territorio. Petit Verdot, sai che è un vitigno utilizzato nel Bordolese, a Bordeaux, ma qui ha un'espressione veramente diversa, particolare. Ne abbiamo pochissimo, ma è per noi una chicca. Sono sì, quelli che hanno le foglie rosse. No, ha una foglia, ma no, poi in realtà diventa gialla. Ha delle foglie abbastanza rugose, piccole, il grappolo molto piccolo, aperto e coloratissimo, colore bellissimo. Cosa porta via un po' più di eleganza? Porta l'eleganza, bravissima. Porta proprio, anche se è un 5%, però riporta quel tocco di eleganza al vino molto particolare. Il sistema di vinificazione è il solito del Colle di Là, questo è un po' il nostro standard qualitativo, quindi fermentazioni a cielo aperto, a cappello aperto, un tronco conico, lavorazione per gravità, e come dicevo prima il Castello di Broglio è il risultato della selezione massima dei Sangiovesi dei vari nostri suoli. Okay? Quindi il meglio del Sangiovese va a produrre il Castello di Broglio, ovviamente il cru è il Colle di Là e lui è da solo. E poi una piccola aggiunta di Cabernet Sauvignon e Petit Verdot nel caso del 2013. Quindi il colore, che se lo confronti un attimo con il Colle di Là, vedi che è leggermente più intenso. Intenso, sì. Questo grazie alla colorazione del Cabernet. Del Cabernet, sì. Ma poi nel naso esprime tutta la sua personalità. Anche se sapore molto diverso e più deciso rispetto a quest'altro. Sì. Questo è più bilanciato, è molto più piacevole. Sì. Questo invece è un'espressione tutta sua. È un'espressione devi tutta sua. Devi apprezzarlo. Lo devi apprezzare e al solito sono vini che hanno un'evoluzione pazzesca. Anche all'interno del bicchiere oggi, se te vuoi usare la assaggiare fra un'ora, con la suggestione, senti un cambiamento pazzesco. E nel tempo ovviamente è un'evoluzione bellissima, l'evoluzione del Sangiovese è bella. È sempre abbastanza valutato, però la presenza, la stringenza è maggiore rispetto a quest'altro. Ok, qui sì. Almeno questa è la mia percezione. Poi no, ma sono d'accordo. Considera che anche la parte di 10% che è fatto di Cabernet Petit Verdot fa legno piccolo, e anche nuovo. E quindi all'inizio può avere questo impatto che poi nel tempo va ad ammorbidire. E poi il nostro Casalferro. Casalferro che in questa veste a celebrare i 20 anni di produzione, perché la prima annata fu nel 1993, e con anche lui con un'evoluzione nel tempo particolare. Francesco Di Casoli gli piace dire che è un vino sperimentale, lo è stato perché all'inizio non era solo Merlono, mi sa che bravissimo, era pure... Esatto, anzi all'inizio è nato per Sangiovese in purezza, poi quando avevamo in produzione le prime vigne di Merlot, abbiamo iniziato ad aggiungere Merlot, per poi... Si è sviluppato, abbiamo capito, conosciuto i suoli, conosciuto il vigneto e siamo arrivati a produrre un Merlot in purezza. Altra etichetta. Il Merlot chiantizzato. Chiantizzato, scusa. Il Merlot chiantizzato. Che è un super tasca. È un super tasca, a tutti gli effetti.
quindi parcella di Merlot, e questo Merlot che ha veramente poco, ovviamente ogni annata c'ha la sua storia, ma ha abbastanza poco del Merlot in sé. E anche lui ha bisogno di ancora un po' di bottiglia, sarà ancora più godibile fra un pochino, ma già ora è un grande vino. Pure immobile. Buona acidità. Sì. Considera che il Merlot qui da noi... Salivando, vero? Sì. Il contrasto fra tannino e acidità. Sì. Senti che uno fa astringenza e l'altro invece di... E questo, avere un'acidità così sul Merlot in Chianti non è facile, perché tutto è dovuto proprio al suolo in cui sta crescendo questa vigna. Il Merlot non lo raccogliamo abbastanza presto, quindi anche con... può avere una maturazione abbastanza spinta. Di solito quando è molto caldo poi si vanno a perdere un po' di acidità. Mm. In questo caso invece mantiene la sua bella freschezza di acidità. Mm. E qui magari usiamo legni più piccoli, continuiamo a usare barrique. 225? Anche da, sì, da 250 litri. Sì, sì, la bordolese come barrique, sì. Sì. È difficile perché sono tutti bei vini, tutti con molta qualità. Benissimo, a noi fa piacere. E quindi vogliamo ringraziarti per tutta questa conoscenza, per condividere con noi. Grazie. È stato veramente bello. Una bella esperienza. No? Abbiamo imparato tantissimo. Grazie, grazie di essere venuti qua e di parlare bene dei nostri vini in Brasile. Non sto parlando, sto dicendo la verità. Questa è la verità, sono vini di qualità che esprimono il territorio e quindi riusciamo a sentire la qualità, l'amore. Pure che questo per me è molto importante, un entrato con la natura, questo rapporto che alla fine riusciamo a sentire un bicchiere di vino. Beh, questo è bello. E questo è quello che vogliamo fare noi. Quindi mi fa piacere che viene apprezzato e capito. Quindi grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie.